PHA sta per Peripheral Heart Action, l'allenamento per dimagrire e per migliorare, aumentare il microcircolo. Buonasera a tutti, io sono il dottor Davide Teggi, sono kinesiologo e dottore in nutrizione, responsabile del corpo docenti di Accademia Italiana Fitness e soprattutto cofondatore di Fitness 40+. Questa sera parliamo di uno degli allenamenti che trovi all'interno dei nostri percorsi di rinascita e che chiaramente vengono personalizzati in relazione dopo un'attenta analisi, ovviamente una valutazione del proprio stato, della propria condizione motoria e che viene utilizzato principalmente per quello che vedete qua scritto, per dimagrire e per aumentare il microcircolo. Intanto che aspettiamo le prime connessioni, salutateci nei commenti, soprattutto condividete la diretta, la potete mettere sui social, la potete mettere su altri social. Potete condividere dove volete. L'allenamento in PHA cosa significa? Peripheral Heart Action. Perdonatemi l'inglese, ma il termine sta ad indicare una modalità di allenamento per tutto il corpo che, buonasera Antonella, una modalità di allenamento per tutto il corpo che ha delle particolarità. Non vi racconterò la storia, ma voglio in pochi minuti la storia di dove è nato e di come è nato, ma voglio in pochi minuti dirti che questo tipo di allenamento è un allenamento a circuito. Cosa significa allenarsi a circuito? Allenarsi a circuito significa andare a fare una serie di esercizi con una determinata difficoltà, puoi effettuarli con dei piccoli carichi oppure anche a corpo libero e andare ad alternare con altri esercizi, a volte con delle pause tra un esercizio e l'altro, a volte senza pause. E quindi arriviamo a fare anche 15-20 minuti di circuito. Fino a per arrivare persino, alcuni fanno anche un'ora di circuito stesso. Ma a cosa serve questo tipo di allenamento? Innanzitutto capiamo i benefici. Benefici, come la parola dice stessa, Peripheral Heart Action è un'azione da parte del cuore. Buonasera Sabrina, bentornata. È un'azione da parte del cuore che viene, quindi c'è un impegno cardiovascolare. Ma quindi per allenare il cuore, per allenare la respirazione, non è giusto, non è meglio andare a camminare o a correre? Ma adesso vedremo la motivazione. Principalmente la cosa bella di questo allenamento è che vi dà la possibilità di agire con una frequenza cardiaca tale che vi permette di ottimizzare l'effetto brucia grassi. Poi vedremo anche quando il PHA lo andiamo a inserire all'interno dei nostri protocolli. Ecco, il PHA è un allenamento che per ottenere l'effetto dimagrimento, come vi ho detto, deve stare all'interno di un determinato range. Quando parlo di range, parlo di un determinato range di frequenza cardiaca, ovvero non devo stare sotto determinati BPM, ma neanche troppo elevati. Quindi di cosa parliamo? Di numeri? No, parliamo di percentuali. Sicuramente non dobbiamo andare nella zona rossa, non è un allenamento ad alta intensità e quindi rimane inferiore al 75% della massima frequenza cardiaca, che posso anche calcolare in modo molto grezzo facendo 220 meno l'età. E su quello andare, Maria, buonasera, buonasera anche Maria. E possiamo da questa frequenza cardiaca, da questo 75%, andare poi a lavorare, quindi a rimanere sotto questa soglia. Quindi capite bene come non è un allenamento ad alta intensità, non è un allenamento che va ad utilizzare principalmente gli zuccheri. Ma quindi come faccio a far abbassare gli zuccheri? Lo vedremo la prossima volta, ma oggi voglio dirti e spiegarti che questo particolare tipo di allenamento ti aiuta da un lato, come ti ho detto, ad avere un effetto bruciagrassi, dall'altro avere un'azione cardiovascolare e quindi fare un lavoro molto simile a quello che puoi ottenere con la corsa. Buonasera Paola, che puoi ottenere con la camminata, ma con una prerogativa importante: andare in primis a dire al nostro corpo di utilizzare
tutta l'energia che sta producendo dalla fosforilazione ossidativa, non voglio parlare in termini troppo complicati, tutta l'energia che arriva dalla mobilizzazione del tessuto adiposo che viene utilizzato appunto all'interno dei mitocondri e produce energia, ma all'interno del muscolo, e quindi non è come la corsa, un lavoro solo cardio, quindi del cuore respiratorio, ma è un lavoro anche muscolare. E quindi questo cosa porta? Porta a un grande dispendio energetico, ma soprattutto porta anche, andando a fare degli esercizi in sequenza ordinata, a spostare il sangue dalla parte superiore del corpo alla parte bassa del corpo. E sì, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che spostiamo effettivamente il sangue da su a giù e andiamo a migliorare la vascolarizzazione in tutto il corpo. Questo miglioramento della vascolarizzazione a cosa vi porta? Beh, chiaramente vi porta principalmente a uno degli obiettivi del pH: evitare il ristagno di liquidi, evitare il problema dati dalla ritenzione della cellulite. Sapete le stasi circolatorie? Quei punti dove non riusciamo. Vedo che qualcuno che ha messo like, grazie, continuate con i like e con le condivisioni. Principalmente va questo allenamento a vascolarizzare quelle zone un po' più difficili, un po' meno vascolarizzate, un po' meno ricche di tessuto linfa, ricche di linfa, che non è altro che tutto quel liquido che vi permette di detossificare, di portare continuamente all'interno dei nostri organi, come per esempio il fegato o altro, e di pulire questo sangue. E quindi questo allenamento cosa fa in sostanza? Stringi un po', Davide, cerca di dirci cosa va a fare. L'allenamento in pH vi permette, soprattutto nei soggetti che hanno dei ristagni di liquidi, soprattutto accade spesso nei soggetti ginoidi. Se non sai cos'è ginoide, vai a vederti dei video. Ne ho parlato tante volte del soggetto ginoide, di come capire se sei una ginoide. Ciao Fioranda, domani ci alleniamo insieme. Mi sembra mercoledì, sì, che domani abbiamo un allenamento insieme. E principalmente cosa andiamo a fare? Andiamo a spostare questo sangue, lo portiamo in determinate zone e poi da lì questo sangue ritorna e porta tutte le scorie, i metaboliti, li porta e aiuta la detossificazione anche tramite la respirazione, soprattutto tramite la respirazione, gli organi emuntori, quindi per esempio il fegato stesso, e soprattutto anche la pelle tramite il sudore. Ma quindi col pH si suda? Dipende dall'intensità e da come spostiamo. Ma qual è? Hai finito la posturale adesso? Oh, bellissimo! Sicuramente un altro è uno degli allenamenti che fa Fioranna, il posturale, chiaramente per andare a completare la sua settimana anti-aging. Un giorno di posturale, un giorno invece andiamo a fare un lavoro muscolare. In questo caso, quando parliamo di pH, che cosa vogliamo? Per che soggetti è indicato questo tipo di allenamento? Ve l'ho detto, i ginoidi, coloro che hanno una difficoltà linfatica, quindi una difficoltà nella detossificazione dei ristagni, un accumulo di tessuto adiposo pronunciato negli arti inferiori. E allora cosa ci aiuta a fare e come lo si va a fare? Innanzitutto si prende un esercizio per la parte bassa, un esercizio per la parte alta e li si alterna, ok? Alterniamo anche degli esercizi per il centro del corpo, per gli addominali e alterniamo degli esercizi multiarticolari. Cosa vuol dire multiarticolari? Esercizi che fanno lavorare più articolazioni e quindi più muscoli insieme. Sì, perché nel pH l'obiettivo qual è? Non è tanto, buonasera Loredana, buonasera anche a te. Non è tanto andare ad ottenere un lavoro cardiorespiratorio in sé o muscolare, ma andare ad aumentare il microcircolo. E quindi capisci bene come? Con un allenamento a round, quindi a giro, a circuito. Scusate, oggi sono un po' raffreddato, un po' di tosse e altro. Questo allenamento a circuito ti permette di spostare il sangue e di eliminare i metaboliti. Quindi, doppia valenza del pH: da una parte la valenza che ci aiuta a lavorare in una zona del dimagrimento dove ottimizziamo e aumentiamo l'effetto lipolitico, che significa l'effetto bruciagrassi.
Dall'altra invece abbiamo l'effetto che aumenta il microcircolo, aumenta la vascolarizzazione. Quindi quello che vi dico è di prendere in seria considerazione, di seguire i nostri programmi, dove se ti sei riconosciuta in una figura del tipo ginoide, oppure una figura dove hai problemi di stasi linfatica, o dove hai delle zone fredde del corpo, le andiamo a riscaldare con questo esercizio a circuito, che è molto molto anche divertente perché continua a diversificare gli esercizi. I round possono essere intervallati da delle pause, ma chiaramente il vostro coach, che potrei essere io se iniziate i percorsi di rinascita, vi andrà a stilare un programma perfetto per quella che è la vostra condizione attuale. Continua a seguirci anche su YouTube. Su YouTube avete addirittura il tastino per iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Lasciate like. Ciao Lucia, io vi ringrazio per averci ascoltato. Sul pH ce ne sarebbero tante da dire, potrei stare un'ora, ma portatevi a casa questo, che è un concetto fondamentale. Andatevi a vedere, guardate, io ve lo aziono anche un esempio di pH, lo vedete qua. Vedete che la ragazza sta facendo degli esercizi. Se ci sono delle domande rispondo. Ora bevo un pochino di acqua, perdonatemi, perché oggi ho un grande raffreddore e una tosse profonda. Come sapete bene, ho anche allenato oggi, quindi sono andato anche fuori al freddo, mi sono preso un po' anche di freddo. Vedete, la ragazza sta facendo per esempio degli affondi, ma vediamo nello specifico cosa andrà a fare tra poco. Vediamo un attimo. Io adesso sposterò 12 secondi e poi cambia. Vedete, l'esercizio successivo va a prendere dei pesetti e guardate cosa va a fare. Va a fare un esercizio per la parte superiore. Ora, questo è un esempio. Perché non conviene assolutamente andare a prendere questo circuito preso da YouTube e perché non conviene assolutamente andare a prendere un circuito da YouTube? Perché il circuito non è settato per il tuo corpo, non è settato per il tuo fisico, ma semplicemente è un circuito che d'esempio per di pH, ok? Poi ricordati, per esempio, se sei una persona che soffre di dolori cervicali, l'esercizio che hai appena visto potrebbe dare fastidio e quindi sarebbe da cambiare. Tutto va, scusate, tutto va personalizzato. Vedete che la ragazza torna con un esercizio per la parte bassa. Tutto a circuito. Vi faccio lasciare qua sotto nei commenti il compilal form per entrare a far parte dei nostri percorsi di rinascita, che sono però a numero chiuso, quindi non è detto che possiate entrare tutti i mesi. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguiti. Seguite la diretta di domani con la dottoressa Federica Cavallini, dove parleremo della pelle e degli ormoni, e soprattutto come gli ormoni e gli interferenti endocrini agiscono su di essa. Grazie per averci seguito, buona serata e buona cena a tutti!